Simoni mette in aria sul secondo palo per Lazzareschi, che controlla. Ancora Lazzareschi, il tiro sull'esterno della rete. Angolo per l'Atletico Viareggio, Discetti, Mariano alla battuta. Lazzareschi, contrasto, e c'è il gol di Anzani al quinto minuto del primo tempo. Moreno 50 euro! Decimo minuto del primo tempo, con il Viareggio in vantaggio 1-0. Calcio di punizione per il Vorno. Allora io lo potevo dire che era la fidanzata del 10. Il tiro sul fondo. Daniele Galli lancia Simoni, pallonetto alto sopra la traversa. Daniele Galli ha la battuta del calcio d'angolo. Ancora il tiro tagliato, palla riesce a respingere. La palla in fallo laterale. Calcio di punizione per il Vorno, alla battuta Matteoni. Cross lungo sul secondo palo. Calcio d'angolo, Discetti per Daniele Galli. Galli, ancora Galli dal fondo. Il colpo di salvataggio. Rigore. C'è un calcio di rigore per un fallo di mano sul tiro di Bastianello. Siamo alla mezz'ora e c'è calcio di rigore per il Viareggio. Daniele Galli sul dischetto. Ma che vuol dire che fa? Tutto pronto per l'arbitro. Tanto lo sbaglia, dai Ale, su! Ha dato il coraggio di guardare, per favore. Mi sto guardando. No, te guardi dove? Io guardavo di là. Parte Daniele Galli, il tiro e la palla in rete. 2-0 alla mezz'ora per l'Atletico Viareggio. 35esimo, 2-0 per l'Atletico. C'è un calcio di punizione dai 20 metri per il Vorno, il tiro e la parata. 2-1 ha segnato Tiberio. Baroncelli alla battuta. Dai 7. 7 si chiama Luca. Attenzione, ecco il gol. Bravo, ancora. Addio. Discetti conquista palla. Dai capelli. Ancora Discetti, serve Anzani che lancia Lazzareschi, il tiro di Lazzareschi e la palla in rete con Simoni, 3-1 al 35esimo. Matteoni mette in area, colpo di testa. Ebbe rigore. E spinge Barzuglia il tiro di Tiberio. E ancora il Vorno in attacco con Baroncelli. Cross in area. Per Discetti, ancora Baroncelli. Fermato. Rossano lancia sulla fascia Nacchia. Ancora il tiro. Alto. Dai Luca, senza problemi. Palla in area. E c'è il gran gol di Tiberio. Doppietta di Tiberio. Siamo al decimo del secondo tempo. 3-2. Ce l'aveva proprio sul piede, no? Geltrude batte lungo sul secondo palo. I peroso non ci vanno sotto, s'accorcio. Stella. Ancora Stella. Stello lì! Il cross. Bravo. 25esimo del secondo tempo. Calcio di punizione dal limite dell'area. Daniele Galli, il tiro
e c'è la rete del 4-2. 4-2 per il Atletico Viareggio. Ma dove sei messo? Perché? Su Facebook lei ce l'ha? Io Mimmi la spandola. 50 euro a fuoco. Guarda, le donne, guardalo. Senti. Siamo state protagoniste. Autorete. E c'è il gol del 4-3. 4-3 per l'Atletico Viareggio. E sciogli le grandi tifose del Vorno. 4-3, siamo al 35esimo. Dai Salvetti! Lancio su Galli, Daniele Galli. Il cross su Bastianelli, parato. Dove vai? Ciao. Fabio, prima che l'ammonito. Daniele Galli, Daniele Galli. Per Discetti, il tiro alto al 41esimo. Siamo nei minuti di recupero, c'è un calcio di punizione per il Vorno dai 20 metri sulla palla Rossano e Tiberio. Il fischio dell'arbitro Tiberio, il tiro e la parata di Barzotti sul fischio finale. Viareggio 4, Vorno 3. Mister Barzocchi del Vorno, una partita rocambolesca, una partita finita 4-3 con tanti ammoniti, espulsi, troppa roba. Sì, diciamo che la partita probabilmente non è stata neanche così cattiva, anzi secondo me alla fine un po' di nervosismo perché la posta in palio era importante, però... ho visto fra i giocatori non c'è stato niente di particolare, no? E loro sono stati bravi, l'Atletico Viareggio è stato bravo la prima mezz'ora, ci ha messo in difficoltà, avevamo qualche lacuna noi, qualche giocatore che veniva dalla febbre per cui non ha giocato e niente, però poi direi che ci siamo ripresi benino, no? È stata un po' gli episodi ci hanno condannato perché sul 2-0 abbiamo fatto il 2-1 e poi però ci hanno rifatto gol, no? Si riusciva mai a... Siete rimasti in 10. Rimasti in 10, certo, quello purtroppo fa parte del gioco, no? È stata anche un po' ingenuità da parte nostra, bisogna essere molto più attenti, specie con i giocatori esperti. Dispiace perché adesso si complica un po' la corsa verso i playoff, ma noi ci proviamo, come ci sta provando l'Atletico Viareggio, e si spera quando si arriva a fondo il migliore che riesca a ottenere quello che voleva. Allora in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo. Allora Emanuele, una partita un po' travagliata, un risultato rocambolesco, però... penso una vittoria meritata. Sì, è stata una battaglia. Queste categorie, insomma, se le squadre si equivalgono, che loro sono una buona squadra, diciamo che insomma diventano tutte battaglie. Noi il primo tempo abbiamo fatto benissimo, abbiamo avuto 5-6 palle gol, non le abbiamo concretizzate, siamo andati solo sul 3-1 a riposo e poi siamo entrati male, anche se loro sono rimasti in 10, però insomma dai, faccio complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi, molto bravi. Una partita difficile, un arbitraggio un po' discutibile, tanti ammoniti, tanti espulsi, sembra una tragedia, poi alla fine non è successo nulla. No, non è successo nulla, è tanto agonismo perché quando poi comunque le partite contano è chiaro che tutti vogliono vincere, nessuno vuol perdere, quindi ci sta, e anche noi magari non, sia da una parte che dall'altra non è che l'abbiamo aiutato tanto, però insomma è andata bene alla fine. Va bene così, andiamo avanti. Ciao.